Gaeta è storicamente una città mariana e in considerazione di questa vocazione è stata prescelta dall'assessorato al turismo e pari opportunità della Regione Lazio per ospitare la seconda tappa del progetto Con Maria, in cammino con l'arte, la bellezza e la cultura. Si tratta di un grande sforzo promozionale che si avvale della collaborazione di Lazio Innova per seguire un viaggio avviato in agosto ad Amatrice, in provincia di Rieti. Con Maria, in cammino con l'arte, la bellezza e la cultura, è un progetto che riesce a sintetizzare tre momenti: uno spirituale sulle tracce della Madonna, uno culturale sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella società, e uno sulla salute delle stesse donne. Per la Regione Lazio e per Lazio Innova, questo percorso mariano vuole far affermare un nuovo e diverso turismo religioso. Questa iniziativa che abbiamo promosso con il presidente Zingaretti in tutto il Lazio ripercorre i tre percorsi: uno religioso, uno di prevenzione della salute della donna e un altro dell'empowerment delle donne. Religioso perché ci rapportiamo ai pellegrinaggi, che ce ne sono molti nel Lazio dedicati alla figura di Maria, Maria vista come la donna e la santa che è riconosciuta da tutto il mondo, a rappresentanza di tutte le donne, della loro forza, della loro energia e della loro autodeterminazione. Ringrazio anche le misericordie che con i loro punti per la prevenzione della salute aiutano le donne ad avvicinarsi e a risolvere i loro problemi. Abbiamo allestito questi ambulatori dove verranno fatte una serie di attività di prevenzione dermatologica, verranno fatte delle ecografie alla tiroide, e ci sarà il cardiologo, ci sarà il ginecologo, e ci sarà l'osteopata, ci sarà l'omeopata e poi ci saranno una serie di corsi di formazione per la disostruzione. Gaeta è anche città di Maria, così la definì Papa Giovanni Paolo II durante la sua storica visita pastorale il 25 giugno 1989, recandosi in preghiera nella Cappella d'Oro, dove nel 1848 Papa Pio IX, in un momento di meditazione davanti il quadro dell'Assunzione della Vergine di Scipione Pulzone, ricevette l'ispirazione che poi lo portò alla proclamazione del dogma dell'Immacolata l'8 dicembre del 1854. Quest'anno, tra l'altro, celebra i 700 anni di fondazione e noi volevamo che fosse un evento, un anno giubilare. Purtroppo queste emergenze sanitarie hanno impedito tante manifestazioni, ma questa riscatta un po' da tante iniziative che non abbiamo potuto fare.